Ciao a tutti amici e buona domenica. Oggi voglio farvi un video del nuovo acquisto e anche un video tutorial che poi andando avanti nel video scoprirete perché. Iniziamo con la presentazione. Abbiamo un Piaggio Ciao P, non PX ma P perché ha l'attacco sella diverso. Purtroppo senza libretto, anni 70-80, fine anni 70, inizio anni 80, purtroppo senza plastiche, né pedana né bandini laterali, però è un bel ciao, ben conservato, funzionante anche, quindi per il prezzo che l'ho pagato, che si vuole di più. Certo, potevano esserci anche le plastiche, ma quelle purtroppo non ci sono, quindi accontentiamoci così. Non voglio fare un video troppo lungo, anche perché di ciao ormai ne vedete quasi tutti i giorni sul mio canale. Mi sono reinventato con questo hobby di comprare appunto questi ciao che mi fruttano anche un piccolo guadagno ad ogni vendita, e quindi usiamo qualche soldino in cose che magari potrebbero servirmi, come magari qualche riparazione di qualche mio veicolo, perché alla fine prima o poi tutto si rompe ma tutto si aggiusta. Quindi i soldini che guadagno li reinvesto per una buona causa. Bene, presentazione finita. Adesso passiamo al tutorial vero e proprio. Allora, questi sono due ammortizzatori anteriori, sempre del Ciao ovviamente, che prima erano montati su questo. Ora, dopo una grande fatica, li ho smontati e ora vi voglio far vedere, in caso voi li doveste comprare, come si montano oppure come si smontano. Allora, questo è l'attacco in alto e questo invece è l'attacco basso. Quindi si prende un ammortizzatore, lo si posiziona in questo punto qua. Ora io ve lo appoggio soltanto, più o meno andrebbe così. Quindi come fare per montarlo? Allora, anzitutto va tolta la ruota anteriore, quindi chiave da 17, smontate quel bullone lì, lo svitate, anche il bullone dal lato opposto, svitate questi due bulloni e avete la ruota in mano. Dopo aver tolto la ruota, infilate questo punto qua in questo qua, quindi infilate la parte inferiore dell'ammortizzatore nel perno della ruota, sia dal lato destro che dal lato sinistro, con entrambi gli ammortizzatori. Poi rimettete la ruota al suo posto, avvitate i nuovi dadi e quindi avete gli ammortizzatori con la ruota montati. Poi passiamo alla parte superiore, vedete in quel punto lì quel piccolo buco. Che cos'è quel piccolo buco? È il buco che serve per fissare il parafango alla forcella. Quindi togliete la vite da quel buco lì, ci mettete sopra questa parte qua dell'ammortizzatore, la appoggiate e poi rimettete il dadino piccolo. Quindi è molto semplice, ripeto per l'ultima volta: svitate il bulloncino dell'attacco,
del parafango alla forcella. Poi mettete sopra l'ammortizzatore, riavvitate e quindi la parte alta è finita. Parte bassa, svitate i due bulloni, sia dal lato destro che dal lato sinistro della ruota, togliete la ruota, infilate l'ammortizzatore nel perno, ovviamente sia uno che l'altro, poi rimettete sulla ruota e avvitate di nuovo i due dadini. E il gioco è fatto, avete smontato gli ammortizzatori. Anzi, scusate, avete montato gli ammortizzatori. Per smontarli fate la cosa apposta. Quindi svitate tutti i dadi, togliete la ruota e togliete anche gli ammortizzatori. Io ci ho messo un bel po' perché era diversi anni che la ruota non veniva smontata, quindi questi dadi erano praticamente inchiodati, non venivano via in nessun modo, quindi ho comprato questo botticino di WD-40. Arresta i cigoli, elimina l'umidità, pulisce e protegge dalla ruggine, sblocca i bulloni e le parti arrugginite, questo era il caso mio, e allenta i meccanismi bloccati. Quindi non ne serve tanto, ne basta poco. Quindi ho preso questo botticino di WD-40, molto utile, e grazie ad esso i bulloni in un attimo sono venuti via. Premetto che non sono stato pagato purtroppo dalla ditta, ma se volete, ora che vi ho fatto una bella presentazione, potete pagarmi. Scherzo ovviamente. Quindi con questo vi saluto. Vi ho presentato il nuovo Ciao Pi, che poi anche questo come gli altri venderò, e come montare e smontare gli ammortizzatori. Spero che questo video vi sia stato utile. Iscrivetevi al canale qualora ancora non lo foste e ci sentiamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!